dodicesimo Gran Galà del calcio Triveneto a Vicenza come nuova straordinaria occasione per ribadire il valore aggiunto di un territorio che nella storia dello sport più popolare del nostro paese è sempre stato prodigo di campioni. Se a loro si aggiunge poi una figura di attuale primissimo piano come il commissario tecnico della nazionale Cesare Prandelli, originario del Bresciano ma storicamente legato in senso sportivo al Nord-Est, in particolare a Verona e Venezia, il Galà diventa appuntamento assolutamente imperdibile. Tanti volti più e meno noti presenti alla cerimonia, curata dall'AIC, l'Associazione Italiana Calciatori con sedi a Bassano del Grappa, in collaborazione con l'Ussi, l'Unione Stampa Sportiva del Triveneto, e la partecipazione degli studenti delle scuole superiori, grazie alla collaborazione con l'Istituto Scolastico Provinciale Berico, protagonisti del dibattito e del concorso giornalistico abbinato al Galà. Dibattito relativo anzitutto a due temi, sui quali si è soffermato lo stesso CT Azzurro: la valorizzazione dei nostri giovani senza più spendere e spandere per talenti, per lo più stranieri veri ma soprattutto presunti, ed il rispetto del cosiddetto codice etico sottoscritto dalla nazionale proprio per dare l'esempio a tutto il mondo del pallone e rispettato senza contestazioni da chi, ovvero gli stessi professionisti del calcio, lo ha firmato. Emblematica in questo senso l'esclusione del romanista De Rossi dalla rosa di giocatori in vista dell'amichevole con la Francia dopo il gestaccio e relativa espulsione nel derby capitolino giocato 3 giorni prima. Il Galà vicentino ha voluto premiare i calciatori delle squadre professionistiche del Nord-Est, nonché il miglior arbitro ed allenatore capace di qualità e continuità nell'arco della scorsa stagione.